Ciao amici, benvenuti su Marta Rossi TV. Oggi parliamo di un argomento importante per tutti quanti, perché cosa abbiamo sempre nelle nostre mani? Il nostro telefono. Una notifica. Questo è un Samsung Note 3, l'ho preso da circa un anno. E mi piaceva tanto perché era grandissimo, e quando l'ho preso tutti quanti mi dicevano: ah, è troppo grande, troppo grande, troppo grande, la mano piccola. Infatti guarda, è grande quanto la mia mano, e anzi forse più grande, sì. E ho visto tutti questi video su internet molto virali, dove molti youtuber fanno vedere che cosa c'è proprio dentro il telefono, sai, quelle cose un po' riservate. Questo telefono contiene dei segreti che non so se vi svelerò oggi. Ma dai, sì, tanto che segreti sono. Vabbè, comunque, vi farò vedere tutto quello che contiene il mio Samsung, così voi potete magari sbirciare e trovare delle idee anche per il vostro telefono. Anzi, se avete delle idee da darmi, scrivetemi qui sotto il video cosa dovrei scaricarmi, che app mi consigliate. Tra l'altro, sto preparando un video in cui siete proprio voi i protagonisti del video. E quindi vi lascio alla visione del mio telefono. Ciao! Questo è il mio telefono, un Samsung Note 3, guardate, è veramente molto molto sottile. È anche molto grande, questa è la mia manina, io ho la mano piccola, però prende tutta la mia mano. Poi, allora, questa è la schermata iniziale dove io ho applicato un codice di sblocco a segni, e questa è la schermata della home dove, come potete vedere, ho messo questa bellissima immagine di Trilli vestita da Peter Pan. È molto carina, e Trilli è uno dei miei personaggi preferiti della Disney. Devo dire che un po' fa la lotta insieme ad Ariel, perché lei ed Ariel sono le mie preferite, come potete vedere anche qui c'è la dolce Trilli. E naturalmente io sono una cliente assidua del Disney Store. Dopo la home c'è praticamente ci sono due pagine, io ne ho applicate tre come potete vedere qui giù. Samsung dà la possibilità di raggruppare tutte le applicazioni non solo nel reparto applicazioni, come vedete qui che sto scorrendo, ma bensì anche in altre cartelle che si possono creare sul desktop. Quindi io ho questa cartella iniziale che è social network, vediamo un po', sbirciamo nel mio telefono. Abbiamo Facebook, dove praticamente, come vedete, c'è la mia pagina. Mi raccomando, andate a cliccare mi piace. Vediamo quanti siamo. 81.814, grazie. Come vedete, io qui pubblico tante cose, fotografie, concerti, video un po' stupidi, video di YouTube, insomma. Una cosa molto carina che ho pubblicato questa mattina riguarda praticamente un'iniziativa, eccola qui, di Repubblica, cioè qui è stato pubblicato su Repubblica, ma è un'iniziativa nazionale, che era lo sciopero dei fiori d'arancio. Praticamente io e il mio fidanzato abbiamo aderito allo sciopero dei fiori d'arancio, che noi non ci sposeremo perché non si possono sposare tutti, quindi finché i gay non avranno anche il diritto al matrimonio, noi non ci sposeremo. Mi raccomando, andate a cliccare mi piace su questa notizia che è molto importante, la potete trovare o sulla mia pagina o sulla pagina, come vedete, di Repubblica. E questi siamo noi due. Allora, poi nel reparto sempre dei social network abbiamo gestore delle pagine, che praticamente è come Facebook, solamente che gestisce le pagine, ve lo faccio vedere da vicino. Poi abbiamo Skype, che uso per le chiamate di lavoro all'estero, e WhatsApp, che naturalmente conosciamo tutti, dove all'interno c'è un gruppo molto particolare, che è questo gruppo qui, che si chiama I Segreti dei Crew. Come vedete, ecco, questo è il banner, ciao Cruccioli, che l'ho scritto io, e qui siamo una cerchia di fan ristretti, che sono quelli che mi seguono da tanti anni, molti, non so perché mi hanno mandato la foto di un uomo nudo.
Vabbè, comunque, insomma, ci parliamo, ci raccontiamo le nostre cose, è un gruppo molto divertente e per far parte di questo gruppo naturalmente bisogna essere molto attivi sulla pagina fan e sui vari social, quindi se volete far parte dei crew bisogna meritarvelo. Ho detto una cazzata, vabbè. Poi... le altre app, come vedete, allora abbiamo Instagram, questo è il mio profilo Instagram, ci siamo, non siamo tantissimi, devo dire, l'ho aperto anche da poco, 3375, dove pubblico tutte le mie fotine, eccole qua. Poi abbiamo Twitter, che anche qui lo utilizzo moltissimo perché tutti i miei social sono collegati, anche qui questa è la mia pagina. Dropbox, allora cos'è Dropbox? Dropbox è un'applicazione molto utile perché è una sorta di hard disk sempre con te online. Se uno entra su Dropbox o sull'applicazione o sul sito di Dropbox, si registra gratuitamente e dopo si possono caricare tutti i file che uno vuole e portarli sempre con sé. Io qui ho molti miei file musicali, demo, tracce inedite che devono uscire. Poi abbiamo LinkedIn, che è un social per professionisti, dove si carica il curriculum, un sacco di cose, insomma non lo uso tanto, devo dire la verità. Vabbè, poi è PayPal, che è praticamente un'applicazione con cui utilizzo e gestisco gli acquisti online. ChatOn, che è un'applicazione che non ho mai utilizzato, l'ho trovata già sul telefono, quindi non so bene, mi informerò. Il mio calendario, che è una cosa molto per signorine, eccola qua, dove si segnano i giorni, no, delle donne, insomma avete capito, quel giorno del mese. Poi abbiamo Hangout e Messenger, cioè comunque dove si ricevono molti messaggi anche tramite Facebook. SoundCloud, che uso per la musica, carico tutti i miei file musicali. E poi vabbè abbiamo l'Aria 3, che è il mio gestore. E, Ask, dove ricevo tutte le vostre domandine, quindi mandatemi i messaggini. Ecco, vi faccio vedere la mia pagina, eccola qua, questa è la mia pagina, questa sono io, matta. E abbiamo l'ultimo, che è Pinterest, l'ho aperto da poco, non lo sto utilizzando tanto, in realtà ho messo mi piace a poche fotografie e ho caricato poca roba, dovrei utilizzarlo un po' di più. Poi abbiamo la parte mail, che è questa cartella dove ho inserito la mail normale di Samsung e la mail Gmail, perché ho diverse mail Gmail. Naturalmente nella mia parte iniziale del telefono non può mancare la fantastica fotocamera con cui faccio tutte le mie bellissime fotografie che vedete online. E poi naturalmente tutto il reparto dedicato alle foto, che mi piacciono tantissimo. Allora, guardate un po', abbiamo vabbè, la galleria, l'album delle foto, l'album ritagli con cui vabbè, ci sono tutte le cosine del telefono, e aviary. Allora, queste aviary, allora praticamente mi hanno regalato tutti gli effettini che vedete qui, infatti li posso utilizzare tutti e vai, perché nel periodo di Natale l'applicazione diceva che abbiamo si aveva un periodo limitato di tempo per scaricare tutti questi effetti gratis. Infatti guardate queste trilli, la modifico, guardate che figa, così in bianco e nero, insomma si possono fare tante cose carine. Ma non solo, su questa applicazione vedete ci sono le cornici, gli adesivi, si può regolare tutto con luminosità, contrasto, ombre, nitidezza. E poi c'è questa cosa fantastica, che è questo che è difetto, che cancella tutti i brufoli dalla faccia e praticamente anche schiarisci, che praticamente lo uso per schiarire la parte dell'occhio bianca, perché nella maggior parte di foto viene scura. Poi abbiamo Retrica, che è un altro programma fantastico per modificare le foto, però io vi consiglio di più Aviary. E poi anche questo, Filter Editor, Filter Grid, sono programmi che hanno dei bei filtri per le fotografie. E questo è Photo Editor Pro, lo uso per scrivere sulle foto, anche questo, una cosa del genere. E LipPix, che prima era Frame InstaFrame, lo uso per, come vedete, fare una composizione fotografica, quindi i nostri amati collage da mettere su Instagram. E abbiamo la cartella
Viaggio, eccola qua. Perché ho fatto questa cartella? Perché siccome sono sempre in viaggio, in realtà ci sono delle applicazioni molto utili, come la nostra fantastica Around Me, che ci dice tutto quello che è nei dintorni, quindi non so, ci serve una farmacia piuttosto che un cinema, lui la trova. Pronto Treno, che è quella di Trenitalia con cui viaggio spesso, Alitalia, Uber, che è un'altra applicazione dove se non troviamo il taxi in realtà chiamiamo e abbiamo un autista personale che viene con una macchina super figa, ti preleva a casa e ti porta tipo star dove vuoi tu e non costa tanto, quindi la consiglio. Tra l'altro so che Uber è un'applicazione, è un servizio creato da Google, quindi gli autisti non possono sbagliare strada perché se ci allungano la strada in realtà Google gli fa capire che ci hanno un po' fregato, insomma ci fa pagare di meno. Poi abbiamo ATM, che è l'app per dei mezzi di Milano con cui vedo i percorsi per spostarmi, Translate perché mi serve tantissimo soprattutto in questo periodo per tutte le lingue che sto imparando, tra lo spagnolo, l'inglese, insomma il tedesco, un po' di roba. E poi Metro Milano, che funziona un po' come l'ATM. Una cosa molto importante che c'è sul mio telefono, come potete vedere, una cosa importantissima che c'è nel mio telefono è proprio la torcia. Eccola qua, adesso qui voi non la vedete perché c'è la luce, ma è la fantastica torcia che io utilizzo praticamente almeno 2-3 volte al giorno. Mi sposto anche perché ho paura del buio, quindi vabbè. Poi ho il reparto video dove c'è video, watch on, play film. Video Mediaset che utilizzo la sera quando magari sono nel letto, mi guardo un po' di repliche delle Iene, e YouTube, che eccolo qui, non lo sto aprendo. Allora, YouTube, questa è la mia pagina, vi faccio vedere, eccola qua, qui ci sono tutti i miei video caricati, insomma questa roba qui, anzi iscrivetevi, ecco questo è il mio canale, vedete questo è il banner del mio canale. Iscrivetevi, mi raccomando, ci saranno molti, molti video che stanno per arrivare. E devo dire che in poco tempo siamo arrivati a 1840, se non sbaglio, iscritti, e sono molto contenta. E poi abbiamo la parte utility. Nel reparto utility ho la calcolatrice fantastica perché sono veramente negata nei calcoli, il calendario, registratore vocale con cui registro tutte le canzoni nuove che mi vengono in mente. Poi abbiamo Memorapido che non utilizzo quasi mai, Snote che invece utilizzo spesso dove praticamente scrivo tutte le note, insomma tutte le cose che voglio appuntarmi. Download che uso per scaricare dei video da internet, Cam Scanner che è utilissima perché praticamente è un'applicazione dove noi possiamo fare una foto a un foglio e automaticamente lui lo fa selezionare nei vari punti e esce fuori come se fosse una scansione di quello che stiamo facendo, quindi possiamo mandare i nostri file scansionati. Adobe Acrobat che lo utilizzo per qualcosa sicuramente, per aprire i PDF. Poi beh, c'è l'antivirus e questa qui che è sempre una cosa del S-Note. Nella pagina 3 abbiamo l'orologio dove io imposto sempre la mia sveglia alle ore 9 se mi va bene, se no prima. E poi abbiamo questa applicazione fantastica della Panasonic che io ho appena comprato, la Panasonic con cui sto registrando questo video. E praticamente, sentite un po' la figata, io in wifi riesco a muovere la mia fotocamera. Quindi fantastica l'applicazione della Panasonic. Poi abbiamo lettore musicale dove ci sono tutte le mie canzoncine preferite, allora vi faccio vedere. E naturalmente non può mancare la mia canzoncina. Che mi ama, mi seguirà. Abbiamo il Play Store dove scarico tutte le applicazioni e poi il Wallpaper HD dove trovo questi fantastici wallpaper per il telefono. Questo è tutto. Poi naturalmente giù c'è la rubrica, il telefono, messaggi, internet. E qui ho messo questo fantastico widget. Per oggi è tutto, vi lascio con la mia amata Trilli. E ricordatevi di iscrivervi al canale.
e di cliccare e inserire tanti mi piace. E vi ringrazio per aver guardato questo video e vi aspetto al prossimo. Ciao!